due concerti in altrettante carceri napoletane nel segno dell'inclusione sociale. Canterà per i detenuti di Poggioreale e Secondigliano l'artista napoletana Anna Merolla grazie a un'iniziativa per l'umanizzazione delle case circondariali organizzata dalla Fondazione Città Nuove e presentata questa mattina a Napoli. La cantante si esibirà in un repertorio di musica classica napoletana. Sì, questo è un evento importantissimo di cui io ne vado veramente fiera, perché questa volta la canzone classica napoletana supera se stessa. Oltre al valore musicale ed artistico, diventa strumento per rafforzare quello che è un'identità sociale. E quindi io con tutto il mio affetto mi sono prestata con la mia voce a questa grande iniziativa di Note di Napoli. Presenti all'incontro l'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Salvatore Ronghi e il consigliere regionale di Forza del Sud Angelo Marino. Città Nuove prosegue quel ragionamento che facevamo del sociale. Noi crediamo e ne siamo fermamente convinti che la socialità sia l'unico mezzo per affrontare l'emergenza. Abbiamo inventato insieme ad Anna Merolla questo percorso canora all'interno degli istituti penitenziari, perché riteniamo che la canzone, la cultura, la musica riavvicini le persone ad un mondo più giusto.